Appena arrivati, come detto, insomma, sapete tutti, alle Saba se ne stanno al bar, la battuta di Matteo Coresi a Giovanni Volpi qual è stata? No, stava fermo là dietro, pensavo che era un barbero, secondo me, aveva la camomilla come la sera che siamo tornati da... Il compleanno del mister. Ah, buona, allora raccontiamo. Buonasera anche a chi? A Giovanni Volpi, puntero di quel Foligno, insieme a Luca Falanga, ora allenatore, fra l'altro poi entreremo subito dentro, però raccontiamo subito l'episodio. Partiamo così, vai, la famosa camomilla di Giovanni Volpi. No, siamo stati a cena, abbiamo partecipato... con diciamo con era il compleanno del mister, era il compleanno del mister, esatto. C'erano anche altri ragazzi, c'era Fonetti, c'era Vincenzo, il professore, c'era Alessandro Toretti, eravamo un numero abbastanza Cucciati importante. A meno un quarto. E a tornare giù dopo il compleanno del mister, ci siamo fermati alla dormire, chi ha preso l'amaro e il caffè, io ho preso la camomilla, calda, tranquilla, era inverno, mi sbaglio, visto che era febbraio. Era novembre. Novembre, quindi già freschetto.